La protesta di piazza in Ucraina continua a montare, i leader di opposizione puntano a cavalcare l'ondata di manifestazioni contro il presidente, ma l'esito della protesta rischia sempre più di subire le pressioni internazionali in un senso o nell'altro. Oleg Tyagnybok, leader del partito nazionalista, svaboda. Chiediamo l'incriminazione del presidente, dice. Chiediamo le dimissioni del governo, chiediamo che rispondano davanti alla giustizia per aver alzato le mani contro i nostri giovani innocenti. Ha lanciato un appello alla mobilitazione Vitali Klitschko, campione di boxe, leader del partito Udar, che ieri aveva invitato i manifestanti ad evitare ogni provocazione. Da solo non posso fare nulla, se siamo in tre non faremo la differenza, ma se saremo 10, 20, 30, 100, 100.000, 1 milione, il governo non potrà più nulla. Oggi la Rada, il Parlamento di Kiev, potrebbe vedere approdare una mozione di sfiducia contro il governo, ma pare improbabile che venga messa al voto, tanto più che, dopo il violento intervento della polizia antisommossa domenica, si è aperta una significativa frattura nel partito delle regioni del presidente Viktor Yanukovych. Intanto il municipio di Kiev, così come la sede dei sindacati, restano occupate dai manifestanti. Sotto la targa della sede del municipio qualcuno ha scritto «Quartier generale della rivoluzione».